Vogliamo immaginare una forma diversa da quella che abitiamo oggi. Giusta, solidale, capace di dare risposta ai bisogni e riconoscere i meriti di ciascuno. Non vogliamo rassegnarci al suo declino. Abbiamo le risorse, i talenti, la determinazione per rovesciare il piano inclinato sul quale ci ha spinto la crisi. Una crisi che da noi si è abbattuta con asprezza. Ma le difficoltà di oggi non derivano solo da una crisi economica. La responsabilità della situazione è dell'incuria, della mala gestione, delle miopie e delle scelte che hanno reso forma più fragile, debole, abbandonata al suo destino. Penso a chi ha perso il lavoro, a chi non lo trova, ai cassi integrati e a quanti vivono una situazione di disagio. Penso ai giovani costretti a lasciare Formia perché la nostra città non gli garantisce né un presente né un futuro. Penso agli anziani lasciati soli di fronte alle proprie difficoltà e a sostenere il ruolo di ammortizzatori sociali per i propri figli. Penso alle famiglie che una certa retorica mette al centro delle proprie attenzioni, ma che in realtà sono state anch'esse abbandonate, privati di tutti gli ammortizzatori sociali, di ogni aiuto, di ogni sostegno diretto e indiretto. Penso ai commercianti, agli artigiani, agli imprenditori, ai professionisti, costretti a pagare in prima persona il conto salato di chi ha badato soprattutto a curare i propri interessi e quelli dei propri amici. Quando un negozio chiude, quando un'impresa rallenta o ferma la produzione, quando un artigiano abbassa la serranda, è una sconfitta di tutti, è una ferita per la città, siamo tutti più poveri. Abbiamo voluto capire dalla viva voce dei cittadini qual è il presente di questo territorio e che idee hanno. Abbiamo ascoltato alcuni comitati di quartiere e abbiamo scoperto che molti cittadini hanno trasformato la loro rabbia in impegno civile e chiedono oggi a gran voce di essere messi in condizioni di incidere nelle scelte che riguardano la città. Abbiamo ascoltato i commercianti, le loro parole di disperazione, la loro sensazione di essere stati abbandonati ad un destino di miseria. Per non parlare dei giovani, che pensano al loro futuro come lo facevano i nostri nonni, la cui unica speranza era quella di emigrare in posti lontani. Beh, di fronte a uno scenario del genere, non vogliamo presentarvi la nostra ricetta magica, ma esporvi le idee che sono venute fuori mettendo insieme i dati e le voci delle persone. Capire qual è il ruolo che ciascuno di noi può e deve avere per ricostruire il presente e diventare partecipi del nostro futuro. Se Formia avrà un futuro, dipenderà dalla capacità di riuscire a renderla una realtà moderna, l'immagine di un cambiamento in grado di rispondere alle nuove istanze. Giovani, anziani, imprenditori, commercianti, non in una logica di contrapposizione, una sorta di guerra tra poveri dove vige il principio mors tua vita mea, ma tutti insieme partecipi e consapevoli del nuovo corso. I dati, le testimonianze, le parole che abbiamo sentito oggi confermano che siamo in una situazione che non è più sostenibile. È venuto il momento di cambiare radicalmente e lo dobbiamo fare adesso perché non c'è più tempo. Come abbiamo visto proprio oggi dai dati che sono venuti fuori dall'indagine che la nostra associazione Cittadini 2.0 ha voluto realizzare costruendo un patrimonio di conoscenza da donare alla città e a tutti i cittadini. Un altro modo di fare politica è possibile e allora anche un altro futuro è possibile, perché quello che abbiamo davanti non è un destino ineluttabile. Come dice un mio caro amico, la bontà di un progetto politico oggi dipende in larga misura dalla tua capacità di determinare una rivoluzione culturale. Sicuramente non sarà semplice innamorarsi o solo immaginare una città che ancora non c'è e che viene descritta soltanto attraverso le idee. Sarà nostro compito far capire ai cittadini che c'è molto di più. C'è un progetto per una città nuova che abbraccia il futuro
e che influenzerà il modo di vedere dei cittadini, di vivere dei cittadini. La forma del futuro, una città sostenibile che recupera spazi e che ritrova il rapporto con il verde e con il mare, integra funzioni e migliora la qualità della vita, una città rinnovata, vivibile ed ecosostenibile. 5 sono gli obiettivi rinunciabili per il futuro della città: la difesa del territorio e della qualità ambientale. Grazie. Uno sviluppo sociale ed economico di qualità che valorizzi la rete del commercio e punti sull'innovazione e sulla rete dei saperi. Un moderno piano di infrastrutture per la mobilità. Una nuova organizzazione spaziale della città e la riqualificazione dell'immagine urbana. Una rete di servizi socio-assistenziali capace di rispondere ai nuovi e ai vecchi disagi. 5 aspetti che definiscono l'ossatura di una strategia complessa, certo, che si fonda prevalentemente su approcci di tipo economico, sociale e ambientale, fondamentali per lo sviluppo del territorio. Forma una città che sta cambiando, questo sì, e può farlo positivamente solo se sarà capace di invertire la direzione di oggi. Il nostro giudizio su come è stata amministrata la città da anni è negativo su tutti i fronti: lavoro, sanità, servizi sociali, sviluppo economico, formazione, ambiente. E per avere chiaro il quadro della situazione, basta porsi la domanda: a Formia oggi si vive meglio di prima? La risposta inevitabilmente è no. Non solo abbiamo perso occasioni importanti per far crescere la nostra economia, ma le potenzialità, i talenti, le energie che la nostra città è capace di esprimere sono stati soffocati e umiliati. Oggi il lavoro è meno sicuro, l'economia è in crisi, i servizi sociali inadeguati, le periferie abbandonate, il centro storico spogliato delle sue antiche e solide vocazioni. E sulla base di queste considerazioni e sulla consapevolezza che è necessario voltare pagina, che nasce la nostra associazione Cittadini 2.0. L'obiettivo che ci siamo dati è quello di coinvolgere i cittadini sulle cose da fare concretamente per un cambiamento che ci permette di vincere le sfide che abbiamo davanti. Meno burocrazia, più trasparenza, meno costi e più risorse da destinare ai servizi. Abbiamo bisogno di una pubblica amministrazione efficiente ed alleata dei cittadini, non nemica. Dobbiamo far crescere la città secondo le sue reali esigenze, con un piano partecipato e condiviso, capace di coniugare sviluppo ed identità, centrato sulla riqualificazione del centro storico, che è il baricentro del nostro sistema urbano e sociale, e sulla valorizzazione delle periferie e delle frazioni, che sono i veri nodi strategici per lo sviluppo della città. Altrettanto importante sarà l'organizzazione del sistema della mobilità e quindi nuove opere viarie, la messa in sicurezza delle strade, lo sviluppo a rete del trasporto pubblico, percorsi ciclabili e pedonali che connettano il centro con i quartieri periferici, nuovi parcheggi e nuove aree verdi attrezzate. Abbiamo bisogno di andare incontro al futuro, coprendo le principali piazze cittadine di rete wireless per il collegamento ad internet gratuito, da mettere a disposizione dei formiani ma anche dei turisti. E dobbiamo porre un'attenzione particolare al decoro e alla rete urbana, sia del centro ma anche delle periferie e delle frazioni. Una città a misura dei cittadini vuol dire contrastare l'inquinamento acustico, diminuire le emissioni inquinanti, promuovere ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti. Un nuovo modo di guardare l'ambiente che diventerà una risorsa anche in termini economici. Il tema del lavoro a Formia è centrale. Il sostegno alle imprese e l'innovazione ha come obiettivo la creazione di nuovi posti di lavoro. Si sente la necessità della nascita di un grande polo scientifico-tecnologico, di livello anche internazionale, perché no, che richiami i migliori studenti e professori. Siamo convinti di avere tutte le carte in regola per diventare un distretto di eccellenze. Ma c'è bisogno di interventi concreti a sostegno del commercio, dell'artigianato, delle piccole e medie imprese, autentica risorsa del nostro territorio, l'abbiamo visto dai dati.
dovrà investire sulla formazione e stimolare la nascita di nuove attività imprenditoriali.